Oh, buongiorno. No, stavolta non è buonasera, stavolta è buongiorno, buongiorno a tutti. E bentornati all'appuntamento con l'Etrusco, il vostro super dispettoso amico ultra impertinente. Allora, come annunciato ieri a Lady Radio, che è una nota emittente della nostra bellissima, insuperabile, strepitosa città di Firenze, ho preannunciato appunto questo mio video commento riguardo alle ultime decisioni del CT azzurro pallido Claudio Cesare Perdelli, Perdelli. Ecco, bisogna ribadire questo nomignolo che ormai io sto diffondendo anche via Twitter, Facebook, insomma tutti tutte le reti sociali, no? Le reti sociali che appunto la rete, la grande rete, mette a nostra disposizione. E quindi sono uscite fuori queste, prima le convocazioni dei 30, papabili, cioè in procinto di diventare papi, cioè papi azzurri, cioè rappresentanti dell'Italia alla rassegna mondiale di Brasile 2014. Poi dopo il CT Azzurro Pallido ha fatto l'ultima, chiamiamola così, scrematura, l'ultima selezione, no? E udite, udite, all'inizio, nei primi 30, c'era appunto Giuseppe Rossi, grande fuoriclasse della Fiorentina. Sfortunato con i classi della Fiorentina, che e poi alla fine è stato segato, è stato proprio segato dal CT Azzurro Pallido, il quale così diciamo ha ritenuto di non aver bisogno dei suoi servigi. Ecco, ma a questo punto uno si domanda, si domanda, se ne fa tante domande, no? La prima domandina è anche in virtù di quello che Perdelli ha dichiarato ieri in conferenza stampa, no? Avete visto tutte queste belle conferenzine, lui si prepara il discorsino, no? Se lo studia di, no, di notte, se lo, come un temino, no? Quando si andava a scuola alle elementari ci preparavamo una bozza di temino, da tenere pronto poi la mattina seguente per così soddisfare la maestrina. Ecco, e quindi lui da bravo scolaretto e prepara tutti questi bei discorsini alla stampa e tutti quelli: ah, bello Perdelli, come sei bravo, no? Poi alla fine, se ne accorgessero di quello che dice, sai, più o meno sono sempre le stesse robe, no? Ecco, ora invece stavolta, di fronte al clamore della decisione di eliminare Rossi, che tra l'altro accompagnato anche da un altro pezzo grosso, cioè destro, poi dopo parlo anche di destro della Roma. E così ha dovuto, bene o male, suo malgrado, anche se cioè, si sa che dare spiegazioni non è il suo forte, no? Lo faceva anche a Firenze, quando teneva fuori gente per settimane e settimane, non gli parlava per mesi, addirittura disse ai Pazzini: dice, a me non rivolge la parola da 6 mesi, non mi dice nulla da 6 mesi, io non so come fare con quest'uomo, non lo so. E qualcuno diceva: c'è bisogno del logopedista, no? Perché se non riesce più a esprimersi, non riesce più a parlare, insomma. Quindi ha motivato questo fatto di dover rinunciare a Rossi dicendo che, dice, alla fine poi no, la cosa era già tutto deciso, no? Dice, io sì, l'ho messo tra 30, dice, però così, tanto per fargli coraggio, no? Per fargli coraggio, poi ha aggiunto un'altra frase del tipo dai, Fede, puoi fare una frase che usa sempre lui, per stimolarlo, no? Insomma, ha
alla fine non sapeva come fare per farlo fuori, no? Per segarlo. E però chiaramente non ci ha fatto una bella figura, perché, ma come al solito, perché lui insomma colleziona figuracce su figuracce, sia pur come dire, celate da sempre da questa stampa, da questa stampa veramente illeggibile, veramente illeggibile, e così lo sostiene, no? Sta sostenendo questo personaggio, insomma, che è del tutto inadatto al ruolo che riveste. Perché? Perché la stampa fa parte del sistema, no? Un po' come nella politica, no? I giornali sono pagati non so se sapete, ma i giornali sono tutti sovvenzionati in Italia, no? Eccetto il Fatto Quotidiano, no? Uno scandalo veramente enorme, clamoroso, no? Addirittura ci sono gli editori dei giornali, che poi fanno e hanno la tessera numero uno dei partiti, no? I partiti poi sì, esattamente così, i due maggiori partiti, o meglio, l'ex maggiore partito c'ha un editore che è praticamente anche il capo partito, insomma, e alla fine, ecco, ora viene giù tutto il terremoto, il terremoto di Perdelli, che ne combina sempre una delle sue. Quindi c'è sempre questo conflitto di interesse, chiaramente anche con il calcio è la stessa cosa, magari i giornali non prendono i soldi dalle squadre di calcio, però insomma, come tu lo vendi il giornale? Certo, non parlando del Sassuolo o dell'Ascoli, no? Fa un articolo sui Sassuolo e l'Ascoli, vediamo quante copie tu vendi. No, tu devi vendere il giornale parlando bene della Juve. Tanto per cambiare, anche se della Juve bisognerebbe dire solo peste e corna, vedendo come i suoi successi, tra virgolette, vengono fuori, e poi anche del Milan, meglio, perché insomma, bene o male, all'estero hanno vinto con pieno merito, e dell'Inter pure, e forse anche qualcosina di Roma e Napoli, ma poi tutto il resto è come se non esistesse. Così come i giornali trattano la politica, così i giornali trattano il calcio, la stessa cosa, no? E quindi lui continua a godere immeritatissimamente di buona stampa, perché già commette errori su errori, soprattutto tecnici, e così via. E allora, ritornando a Rossi, no? Lui cosa ha fatto? Lui ha motivato questa esclusione di Rossi perché e dice non era a posto, insomma, non era pronto, no? Aveva tutto questo infortunio, aveva giocato poco solamente 10 minuti in Coppa Italia a finale, l'altro non gliel'hanno mai passata, in quegli ultimi 10 minuti, non gli hanno mai passato la palla, però poi dice, poi ha giocato altre tre partite in campionato. Tra l'altro, si è dimenticato di dire che ha segnato due gol e un assist. Quindi un Rossi e so, il 50%, due gol e un assist. Così per fare. Vabbè. Ma sa, non è che c'ha tanta memoria, insomma. Si dimenticò anche di mettere Osvaldo in un certo ruolo, piuttosto che Osvaldo, gli aveva detto: guarda, io sono un centravanti, mi ispira a Batistuta, e che ti devi di più? Addirittura con il numero 9 sulle spalle, lui aveva scelto il numero 9, Osvaldo, e lui dice: mamma, secondo me tu sei il vice Mutu, no? Ecco, si era dimenticato anche, c'ha molto smemorato, no? Questo CT azzurro pallido. Insomma, per farla breve, allora, se è proprio un fatto di condizione o altro, o di condizione e convinzione, ora chiaramente mettiamo sia la condizione, ma scusami tanto, ma tu fa fuori Rossi e tu porti Barzagli, che lei è un anno che sta poco bene, cioè Barzagli c'ha una tendinopatia, l'ho sentito dire ora poco fa, poc'anzi a Radio Sport, c'ha una tendinopatia da un anno e questo non guarisce, anzi, le ultime partite con la Juve, cioè, non ha visto il campo,
Va bene, praticamente non l'ha visto il campus. Soprattutto visto le sfide di Europa League, non c'era mai. Cioè, Barzagli, allora, Europa League, quindi partite estere come quelle della Coppa del Mondo. Allora, cioè, tu mi porti uno così che tu sai al 99% sarà guarito, quell'altro invece al 99% è guarito, anzi al 100% è guarito, quella tu lo lasci a casa. Ma non sarà mia perché tu c'ha sempre. Tu c'hai ancora la schiena torta, nonostante tu sia, tutti vanti di essere fiorentino, tu stai pure insieme a una fiorentina, tu fai il fidanzatino, tu vai a girare tra gli ameni holly di questa grande, superba e strepitosa città, e poi dopo, però poi tu fai queste figure da gobbino da quattro soldi, scusami tanto, ma, cioè, ma questa è, scusa, ma è roba a vergognarsi, dai, in fondo neanche satira, io. Oggi sapete, sto a un canale di satira sportiva, no? L'unico canale di satira sportiva in questa Italia, in questa la patria del Far West, la nuova patria del Far West, c'è questo canalino, insomma, di questa, diciamo così, questa nicchia di satira sportiva. Io così vi regalo, vi do così gratuitamente, potete apprezzare, potete disprezzare, ma non si paga nulla, cioè canone Rai. Non esiste, non esistono canoni di nessun tipo. Ecco, se c'è qualcosa da dire secondo la verità mia, no, io penso di dirvi la verità, io ve lo dico, non è che faccio come, non lo so, questi pseudo commentatori. Ecco, tanto per tornare ai giornalisti, no? Non so se faccio apro una parentesi, ma non so se avete visto la partita Irlanda-Italia. A un certo punto, purtroppo Montolivo ha riportato questa gravissima frattura, no? Allora, la prima cosa che hanno fatto, questi hanno detto, io nemmeno li nomino quelli, cioè diciamo che quando guardo le partite dell'Italia alla TV, insomma, preferisco abbassare il volume, proprio di tutto, cioè togliere, rimuovere il volume, l'audio, via l'audio, via. E per l'appunto non l'avevo tolto. Allora, secondo questi bei figuri, simpatici figuri, l'irlandese, il giocatore irlandese aveva commesso fallo, l'entrata scomposta, invece poi rivedendo scorretta, 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 rivedendo l'azione, era evidentissimo che il Montolivo aveva fatto fallo lui, andava a picchiare, allungato la gamba, facendola sbattere su quella dell'irlandese. Secondo te com'è? Che è sta roba? Te lo dico io, basta leggere il regolamento, dare o tentare di dare un calcio all'avversario. Quindi questo è quanto, non è sfortuna. Cioè, non è sfortuna nel senso che non è che l'ha fatta apposta di spaccare, di procurarti una frattura alla gamba, ma insomma, bene o male, ci hai messo del tuo, sicché stavolta ti è andata male, altre volte hai rifilato dei calcioni all'avversario e era andata male all'avversario, stavolta ti è andata male a te, insomma, bene o male, insomma, fa parte del gioco, fa parte del gioco. Si prendono e si danno, qualche volta, anche quando si danno, si resta, come dire, sdraiati, senza lasciandoci, no? Senza, lasciandoci, come dire, l'incolumità fisica. Ecco, questo è così, un'altra parentesina, ma ecco, riprendendo sempre questo discorso, e come hanno commentato nella stampa questo fatto? Ma sempre in modo direi abbastanza supino, no? Perché anche a questi qui di Radio Sportiva, bene o male, fanno il loro lavoro in una sede fiorentina, insomma, sono fiorentini, toscani, insomma, quasi quasi danno ragione a Perdelli, forse per così, spirito patriottico, nazionalistico. Ma insomma, è evidente che lui ha sbagliato completamente,
sia i tempi che i modi, eh? Sia i tempi che i modi. E se è vero che gliel'aveva detto prima, allora non si capisce perché questo era sicuro di non andare, se è messo di gran lena per recuperare, come dire, la forma, ci ha messa proprio tutta, ma ha detto anche lo stesso per Delli, che senso c'ha allora, scusa, ma boh. Vabbè. E invece, ecco, se ancora ci fossero dei dubbi sulle malefatte del commissario tecnico Azzurro Pallido, basta fare il raffronto con i CT dei tedeschi, no? Che semmai si chiama Löw, se no, un nome mi ricorda una marca ai televisori, no? Una marca ai televisori. E in effetti, diciamo, il suo televisore, così che c'ha in testa, funziona un po' meglio di quello che c'ha Perdelli, perché praticamente la stessa situazione, anche addirittura lo stesso tipo di infortunio, molto simile, gli stessi infortuni, perché Gomez ne ha subiti due, tutte e due al ginocchio, uno Rossi, due Gomez, e il CT dei bianchi ha detto a Gomez, chiaro e tondo, che non era proprio il caso, non poteva, per ovvi motivi, per troppe poche partite giocate. Alla fine non ne ha giocate pochissime. Gomez, diciamolo tutta, è sempre stato decisivo, o quasi. Quindi quel poco che ha giocato ha reso alla grande, però chiaramente totalmente insufficiente per una chiamata in nazionale. E lo stesso doveva fare il Perdelli con il nostro Rossi e basta. Cioè, è vero che c'era troppo poco tempo e quindi non avrebbe dovuto chiamarlo nemmeno. Ma e questa storia delle tre partite, a me mi ricorda un fatto. Era l'82, è un fatto di molti anni fa, quando tutti chiamavano, invocavano Pruzzo, no? Nell'82 si doveva giocare in Spagna, e invece poi Bearzot chiamò Rossi, chiamò il Paolo Rossi lì a Pratese, il quale segnò anche 6 gol al mondiale. Dopo averne sbagliati almeno il doppio, come disse Brera, dice, ma scusate, giustamente Brera, che era un po' un bel fazioso, però quando ragionava con la testa, quando soprattutto non solo fazioso, era anche uno, come dire, così, insomma, amava, diciamo, essiccava varie bottiglie, vi potete immaginare piene di che cosa. È un bel essiccatore, è un bel essiccatore, no, di quelli delle lavatrici, no? Essiccava le bottiglie, un bel essiccatore di bottiglie, ma quando restava lontano dalla bottiglia stessa, soprattutto a Roma lo prendevano in giro con queste storielle, diceva che dice, sì, diceva anche cose serie, insomma, riguarda a Paolo Rossi, diceva, scusate, ma ci stiamo esaltando per Paolo Rossi, ma poi alla fine si va a vedere, sono più i gol che si è mangiato che quelli che ha fatto, no? Ed era vero, perché la squadra serviva, la squadra italica, la squadra azzurra serviva un bel po' di palloni a Rossi, e spesso e volentieri li sprecava in malo modo. Poi alla fine erano talmente tanti che prova ora, prova dopo, alla fine poi i gol li fai. Ma piuttosto, ecco, questo fatto di Rossi fu scandaloso, perché Rossi era fermo da 2 anni, 2 anni della calciopoli dell'epoca, che era una scommessopoli, no? Era il primo scandalo del calcio scommesse negli anni 80. Rimase fermo 2 anni, giocò 3 partite, quelle di quel campionato finale, tra l'altro sgraffignato dai Gobbi, e poi dopo, tra l'incredulità generale, fu portato al Mondiale di Spagna. Ecco, e quindi viene da sé che il titolo di oggi, di questo interventino, in questo commentino interventino, è
È inutile chiamarsi Rossi se non giochi per la Juve, no? Quindi, se, tu sta sicuro che a parte invertite, cioè a maglia invertite, se Giuseppe Rossi Pepituzzo avesse avuto la maglia Gobba, poteva andare, guarda, anche con tre stampelle, anche con tre stampelle della carrozzina l'avrebbero portato a Rio de Janeiro, non ti preoccupare, a Manaus, insomma, lì dove si gioca contro i britannici dell'Inghilterra, ecco. Quindi questo è qua, sta pur sicuro Barzagli, ma poi non c'è solo Barzagli che è tutto acciaccato da un anno, ma c'è anche mi fa addirittura Balotelli, il simpatico Balotelli. Io un po' Razzistelli, bisogna cambiargli un po' Razzistelli. Perché Razzistelli? Perché lui ce l'ha con Firenze e Roma, no? Firenze e Roma. Tra l'altro, pensa a te, le città che io più amo, che io più amo. Io un giorno vi dirò anche una cosa scandalosa sulla Roma, ma insomma, lasciamo perdere. Ora, parliamo di Balotelli. Perché Razzistelli? Perché lui, secondo lui, le cose che lui, le offese, gli insulti che lui becca, vengono solo da Firenze e Roma. Quindi, secondo lui i razzisti sono solo a Firenze e Roma, ecco. Io vorrei ricordare a Balotelli, insomma, che l'ultima volta la Fiorentina ha giocato a Torino contro i Gobbini, tra l'altro partita rubata, e vennero fuori insulti sugli ebrei, insomma, francamente, se capivo bene quale sia la connessione, il nesso fra la tifoseria e la Fiorentina stessa, Firenze st e gli ebrei, cioè, perché non ho capito da portare, cioè, ma sa, questi oltre alla schiena torta mi pare ci hanno torto anche qualcosa in testa, vabbè, ma lasciamo perdere. Quindi Razzistelli, Balotelli, Razzistelli perché ce l'ha con Firenze, fa un po' una cosa di razza, no? La razza fiorentina e quella romana, ma per lui sono bandite. Allora praticamente se l'è presa con noi, e questo secondo me doveva entrare in vigore il codice etico. Dice: scusa, ma te come ti permetti di dire ma stai facendo la stessa cosa e loro fanno con te? Cioè, se c'è 10 schifezze viventi e ti insultano Balotelli, e c'hai ragione a lamentarti, ma al momento in cui tu fai la stessa cosa, perché tu ovviamente subisci questa offesa e poi dopo offendi le città di Firenze e Roma generalizzando, sono tutti così, loro sono tutti così, loro, capito? Sono tutti così. E quindi diventi razzista anche te. È così. Spari nel mucchio, no? Spari nel mucchio. Tutti i neri sono cattivi, delinquenti e schifosi. Ecco, tutti i fiorentini, tutti i romani sono tutti cattivi, delinquenti e schifosi. La stessa cosa. Il codice etico lì, nulla. E tra l'altro sembra che Balotelli stesso, il quale era stato risparmiato dal codice etico di Pertelli, e Balotelli stesso non sia in condizioni, come dire, buone, anche lui, insomma, c'ha buona annata, poi, voglio dire, assai negativa, tant'è vero che i dirigenti del Milan sembra che lo vogliano scaricare, va bene. Gliel'avevano detto che lì è l'Inter, diceva, vai, piglia Balotelli, vai, poi tu te ne accorgi. Quindi, dopo un'annata così, cosa si pensava? Si pensava che sarebbe stato sostituito da qualcuno, da Immobile, per esempio, da Immobile, capocannoniere del campionato, qui diceva anche Toni, no? E qualcun altro destro, ora ci si arriva a destro. Ecco, invece Balotelli è stato chiamato, non solo chiamato fra i 23, ma addirittura farà il titolare, il centravanti titolare, tra l'altro dice che non è più un centravanti puro perché parte da dietro, insomma, un finto 9, no? Come si dice, o finto 9, come si dice nei paesi di lingua spagnola. Ecco, questo è quanto. E comunque ci ritroviamo con un calciatore, come dire, un po' troppo nervosetto, non sa gestirsi, non
Non riesce, certe volte in partita sparisce completamente, sembra un fantasma, e fa giocare la squadra a 10 e rischia anche di essere espulso, fra l'altro, perché quando si, spesso e volentieri, quando si è incavolato, quando si è inviperito, gli arbitri lo hanno cacciato senza pensarci più tanto. E così mi ritorna sempre in mente quel sogno di Pirtelli. Pirtelli, che fai sogni, pensa te. Dice, ho sognato che la nostra squadra, in cui era in vigore il codice etico suo, dice, arrivava alle semifinali perché le altre praticamente decimate dal cattivo comportamento, dalle loro male azioni, dalle ammonizioni, espulsioni, eccetera, eccetera, venivano, come dire, tutte segate, no? E si eliminavano da sole. Dice, l'Italia arrivava a semifinale, pensa alle prime, poi in semifinale, perché lui oltre un va, no? Vedasi, Fiorentina Rangers, in cui sbagliò tutto, pure anche i rigoristi. Eppure non era difficile, bastava mettere quelli di Everton, i rigoristi che batterono, fecero fuori l'Everton. No, non ci riuscì, no, non ci, era troppo facile. Deve, come dire, trovare le cose, il CT ipocritino deve trovare le cose complicatine. E allora, a questo punto, ecco, destro sarebbe stato non solo non riserva, un'ottima soluzione al problema Balotelli, cioè lasciare a casa questo casinista proprio, con la patente di casinista, cioè questo casinista incallito. E destro, con un campionato assolutamente sorprendente. Io non gli avrei dato non ci avrei scommesso un centesimo boato, sul destro, ma ha stupito tutti, e quindi si sarebbe meritata questa, non solo questa chiamata, ma forse addirittura il posto di titolare, salvo poi destro, diciamo, l'ha combinata grossa, certo, ha rifilato un cazzottone nella partita di Cagliari, no? Quel Cagliari-Roma, poi vinto dalla Roma. E allora dice, vabbè, codice etico, mi viene da dire un'altra cosa, codice etico di Pirtelli subito in vigore. Ma poi 2 o 3 domeniche dopo succede che un certo Chiellini, come dire, alza il gomito, no, diciamo, non come faceva Brera, ma insomma, la maniera proprio, come dire, o meglio, il naso di, aspetta, facciamo così, come Pirtelli la interpretava così, il naso di Pjanic, mi pare fosse il romanista, il naso di Pjanic, diciamo, va addosso al gomito di Chiellini, ecco, il naso di Pjanic va addosso al gomito di Chiellini, e quindi Chiellini nulla. Che bellezza, ragazzi. Ma io direi, ma questo succede, ma questi sono i miracoli della Juve, no? La Juve, questa è una squadra, come dire, miracolata, no? Forse Padre Pio era un gobbino anche lui, una bella schiena torta, e quindi il Pirtelli si inchina, anche lui, insomma, dall'alto delle sue convinzioni. Così, deve inchinarsi alla vecchia signora dalla schiena torta, ecco. E quindi Chiellini va tranquillamente al mondiale. Il codice etico, tanto, ce l'ho inventato io e lo applico io, mi pare, no? Un po' come diceva Giolitti, le leggi per i nemici si applicano, per gli amici si interpretano. Ecco, lui non è solo amico dei gobbi, Pirtelli è gobbo, è gobbo. Ma perché non tu lo dici? Ma se tu sei gobbo, dillo se tu sei gobbo. Tu sei gobbo, non c'è verso. Queste sono l'ennesima riprova della tua gobbife, va bene? Allora, a questo punto destro, sembrava comunque, vabbè, dopo aver scontato questa ridicola punizione determinata dal codice etico di Pirtelli, sembrava comunque destinato, il campionato conterà pure qualcosa, sì o no, destinato appunto a far parte dei 23, invece no, è stato eliminato insieme a Destro, scusate, insieme a Rossi. E allora uno si è chiesto, come mai?
Ora, a parte il codice etico, sì, ma forse c'è qualche cos'altro, perché al posto di destro ci va il napoletano Insigne, il quale ha fatto un campionato, francamente, sotto le attese. Solo 3 gol segnati, e poi alla fine, insomma, si è, ha salvato un po' la faccia grazie alla Fiorentina, grazie alla difesa della Fiorentina, che in finale di Coppa Italia se ne è fatte fare addirittura 2 gol da questo topino della Spaccanapoli. Topino si è infilato dappertutto, insomma, ci ha fatto 2 belle tane. Ma in realtà, se si deve valutare la stagione di Insigne, insomma, assai sottotono, non avrebbe meritato questa chiamata, a dire di tutti. Allora, come mai? Come mai? Probabilmente perché il Napoli, se si va a vedere, il Napoli rimaneva, mi pare, senza nessuno. Allora, il Pertelli, diamogli un po' di contentino anche al Napoli, va bene. Visto che poi Aquilani è stato ripescato grazie alla frattura del Montolivo, sicché la Fiorentina almeno uno ce l'ha. Allora, almeno uno anche in Napoli, dai, se no. Un contentino si deve dare, così queste sono le scelte sue, no? Ma la cosa più bella è stato destro, la cosa più bella è stato destro, perché a quel punto Pertelli, che ha anche una bella faccia tosta, da ben buon gobbo, cioè, la schiena no, ce l'ha tosta, ma la faccia sì, nella caratteristica della gobbite. Ecco, che ha fatto il buon Pertelli, è andato da destro e gli ha detto: senti, però io avrei bisogno che tu mi facessi la riserva, perché ogni squadra partecipante al mondiale ha la possibilità di oltre 23 più 2, quindi alla fine sono 25, 2 riserve. Allora il destro ha detto praticamente: vabbè, ora ci penso. Portasse a me, ho 3 ore da fare, no? Ah, però ci penso. Ti fa sapere, e poi gli ha fatto sapere che non gli poteva fregare di meno, proprio se n'è proprio strafregato della propostina, come azzurra pallida di Pertelli. Ecco, e bravo destro, ha avuto una grande dignità, perché destro è un calciatore molto giovane, sicché al limite avresti potuto, come dire, dire: sì, vabbè, io faccio parte 25, insomma, poi aspettando tempi migliori, magari diventerò titolare, fra questi 25 rientrerò nel gruppo. Ma invece no, coraggiosamente destro, e anche dignitosissimamente, gli ha detto no, perché veramente, cioè, la misura è colma. Io auspicherei anche che Rossi cambiasse passaporto, o meglio, tenesse il passaporto italiano, ma mollasse quest'Italia, va bene? Questa farsa, cioè questa farsa azzurro pallida, chiamata Italia, e giocasse per gli Stati Uniti, e che magari io divento anch'io, a stelle e strisce, e mi imparo l'inno degli USA. Quindi questo è quanto. Io veramente sono. Ecco, l'unico giornalista, a proposito di giornalista. Dimenticavo, è l'unico giornalista che stavolta veramente ha detto la verità sul caso Rossi Pertelli, Enzo Bucchioni, no? Che interviene di fare il quotidiano nazionale. Enzo Bucchioni interviene talvolta anche a Radio Sportiva e scrive per firenzeviola.it, e io vi leggo alcuni stralci scritti da Bucchioni su firenzeviola.it, riguardo alla scelta di Pertelli di lasciare a casa Giuseppe Rossi, no? E così la definisce: una scelta malvagia, un sadismo senza confine. Dopo averlo illuso anche con frasi del tipo: la gara di Londra sarà la sua prima del mondiale. La prima gara del mondiale di Rossi, e poi dice, aggiunge Bucchioni, ed è stata anche l'ultima, però, chiaramente. E sta anche, pensa, nemmeno il Lussemburgo l'ha fatto giocare. E vabbè. Ecco, poi per finire, ora bisognerebbe dare il premio del cavolo, no? Per concludere bene questo commentino così impertinente, malizioso e anche irriverente.
A chi si dà il premio del cavolo questa settimana? Bisognerebbe dare a Pertelli, perché, insomma, francamente, un atteggiamento del genere, si meriterebbero non solo cavoli, ma tutta la serie di ortaggi, un bel lancio di pomodori, un bel lancio di pomodori, come dire, una mitragliata, una bella mitragliata di ortaggi e pomodori in direzione di Pertelli. Però c'è qualcuno che riuscì a superarlo. Dice, chi sarà questo mago, questo genio della comunicazione, della critica sportiva? Ecco, è un certo Cristiano Ruju. E chi è Cristiano Ruju? Cristiano Ruju è un opinionista, figurati, siamo freschi, un opinionista di Top Calcio 24, che è una specie di canale paraffiliato del circuito di Tele Lombardia o Antenna 3, insomma, comunque della Lombardia. Quindi è un grande tifoso, ma io direi addirittura ultra rossonero del Milan, e è stato anche lui chiaramente interpellato riguardo al caso Pertelli Rossi, no? La decisione di Pertelli di far fuori Rossi. Allora, lui ha dato ragione a Pertelli, no? Dice, sì, perché praticamente non era condizione, vabbè, non poteva dare il suo apporto. Sono tutte motivazioni assolutamente legittime, no? Sempre appunto facendo riferimento al caso Gomez Germania, CT Lev, che dice, vabbè, non ce la fai, non sei guarito troppo tardi, e vabbè, è la stessa cosa, poteva essere benissimo di Rossi. Dice, però senti che ti dice Ruju, io avrei sicuramente fatto fuori Rossi, no? Mandato a casa Rossi, però aveva chiamato El Shaarawy, El Shaarawy, è un anno, è fermo, El Shaarawy, è rientrato dopo Rossi, tra l'altro. Cioè, Rossi ha giocato 3, lui ha giocato 2. Allora, questo genio assoluto del calcio, cioè questo non c'è altro che il pallone in capo sgonfio, però, un bel pallone sgonfio nel capo, caro Ruju, io ne 22, anzi ne 23, come se l'ha detto addirittura 22, non me lo ricordo. Vabbè, comunque io ne 23 avrei portato sicuramente il Shaarawy, perché si è riposato. Si è riposato, il Shaarawy, certo. Si è riposato, come no, a fare in palestra, a fare la rielaborazione degli altri, muscolare e così via, va bene? Questo è il fuoriclasse Ruju, mandiamolo anche lui. Io gli farei fare, ecco chi gli farei fare il vice Pertelli, il vice Pertelli Ruju, perfetto per uscire al primo turno, per uscire al primo turno e così tornare belli caldi, perché insomma farà siamo a tropici, sicché la temperatura bollente, no? Tornare belli caldi a Fiumicino. A Fiumicino Ruju, però a Fiumicino poi magari c'è il fiume lì, insomma, dagli una barchettina e via. Via, 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 lontano, lontano, lontano Ruju. Lontano Ruju da noi, per carità. E qui non ci riesce nessuno arrivare a livello di Ruju, sicuro, sicuro. Va bene. Allora, io ho terminato questo mio così permalosissimo, no, non permalosissimo, è il contrario, è permaloso, cioè irriverentissimo commentino. Allora, ci vediamo presto, perché bisogna commentare il mondiale di calcio, la Coppa del Mondo, mamma mia, tanti argomenti, cioè io non ci dormo la notte. Ecco, non ci dormo la notte, poi quante cose potrò dire su Pertelli e la sua banda. Vai. Allora, a presto, e sempre su questo canale YouTube dell'Etrusco Viola, col vostro dispettosissimo Etrusco. Ciao, ciao, ciao!